quello disse. Lo sparring non è che gli interessa molto. Mi chiamo Gino Piredo di Bolotta. Faccio il pastore e vado sempre dietro al gregge. Siccome non ci sono le palestre, e io faccio sempre la ginnastica in seguito al gregge, sia d'inverno sia d'estate, anche qualche volta capita nevicando e io sempre a fare ginnastica, perché sono veramente sportivo. Maggio. Seguendo il tour di preparazione degli azzurri, siamo arrivati a Marcianise, terra di pugili, dove sopravvive quella passione che in passato ha spinto migliaia di italiani a praticare il pugilato a tutti i livelli. Il pugilato è una cosa che in Marcianise ce l'ha proprio nel sangue. A ogni lampione delle strade del paese c'era sempre un gruppetto di giovani che si menavano con i guantoni. Dietro la box tanti ragazzi a Marcianise sono sistemati. Hanno avuto un posto di lavoro, come i miei figli, Salvatore in polizia, come Mauro, come Valentino. Clement e Domenico sono cresciuti allenandosi in due palestre rivali, che negli anni si sono rivelate delle vere e proprie fucine di campioni. Valentino è il primo giorno che è venuto in palestra, è venuto con il fratello. Sento mamma, non ti piace fare il pugilato? E lui mi ha risposto che lui giocava a pallone, giocava il calcio. E poi il giorno dopo si è presentato in palestra con la borsa. E da quel giorno non è più mancato, è venuto sempre in palestra. Lui aveva davanti a sé un ragazzo difficile, era mio figlio, Antonio Brillantini.